Chiude. Quanto tempo è passato da quando stavamo qui su quest'isola a marcire. E ora è arrivato il momento, Achille. È arrivato il momento di salutare le nostre costruzioni. Perché domani ci sarà lo scontro finale, lo scontro con tutte le armate belliche di The Cannibali, Forest. dei cannibali, Quindi io direi di andare a salutare la nostra prima casa, il nostro primo accampamento, no? Che ne dici? dei Mado un uccellino, vedi? Ci stanno salutando anche gli uccellini. Un cervo ci devo trovare. cazzo sei Biancaneve. Oh! Andiamo a salutare la nostra prima casa. Il nostro primo nido d'amore. Yeah! Le fratte. Arrivo. Adesso facciamo vedere che noi c'eravamo. E ci hanno anche costruito delle effigie nel frattempo, Stronzi, mandali. chiamato un SOS, ma niente. Abbiamo messo anche Timmy, il mio figlio, e mia moglie. Come si chiama mia Ciao moglie? Timmy, ciao moglie. Come si chiama mio? Mary Jane. Ciao Mary Jane. Non lo sapete come Adesso si chiama tua moglie? perché mi stai distruggendo le effigie invisibili? Ciao. Andiamo a salutare casa nostra. Ok. Ciao. Sono posto Sorvegliate vicino a te. Cazzo l'SOS. ne so io come si chiama tua moglie, scusa. Chiamateci se vedete qualcosa. Andiamo. È ora. Usare il nostro saluto al nostro primo accampamento. Quindi diciamo addio alle nostre grandi costruzioni che sono state svuotate naturalmente, tranne le carni e quant'altro. Ciao Pietra. Diciamo addio alle nostre Ciao vecchie tomba con le trappole foto. che ci davano manforte durante gli scontri. I nostri currugati per venire da qua a giù. Ciao, Ciao essiccatoio. essiccatore. Una trappola così random a caso nel centro. Che l'hai fatta tu? La nostra effigie. I nostri non pochi direi. Perché Ciao, San Pedro. che poi adesso che li guardo so veramente tanti. Sono tantissimi. Siamo in due, ma Beviamo abbiamo tanta sete. molto. E la nostra piccola barca con il nostro molo, cioè la casa barca. Dobbiamo salutare anche lei che. Non l'abbiamo mai usato. Ci lascerò una medicina per ricordarti di noi. Vuoi lasciarci qualcosa? No. Che? Cosa Chi è hai preso? stato? Tutto cosa hai preso? No. Io? Io direi di salutare anche la nostra casa sull'albero. Ciao, casetta. La nostra piccola casa, la nostra torretta di controllo. Come sei salito brutto? Un salto. Che Ciao. controllavamo se i nemici erano all'orizzonte. Orizzonte, pronti a puntare con le nostre frecce infuocate. Tanti bei ricordi, chiude. Adesso possiamo fare un'ultima cosa prima di andarcene via dalla nostra prima casa. Dormire, salutare la barca, salutare il grande platano picchiatore che sta laggiù. Ciao. Ho fame. Però è stato un piacere. Veramente un piacere. Hai fame? Come fa? E c'è la carne essiccata, vai a mangiare. Ah, l'hai presa. Questa? Ah, l'hai presa, eh. Sì. Io direi che come saluto, domani mattina accenderemo un fuoco e mangeremo qui. Con il fuoco acceso. Scusa, Dimmi, dimmi. sono venuti a salutarci i vicini. Sono Oh, venuti a salutarci i vicini. i nostri amici.
Quelli che scendono sempre da qui e ci salutano. Anche la moglie ha portato. Lui è Francis. Quello davanti è Francis e Marco a sinistra, vedi? Francis ha portato la moglie. Ciao, sì, oh. Abbracciamoci. Vieni qui. Abbracciamoci, sì, per sempre. Insieme. Io e te. Io e fa con te. Io e te. Io e te. Frank è morto. Dov'è la moglie? Se n'è andata, è offesa. Sta stronza. Allora, dato che mi hanno sporcato tutto, vado a farmi un bagno. Mi porta rocce, mi porta legni. Avevamo tutto qui. La barca. Dove si Non erano salire? molto simpatici. No, Perché tu devi cuocere tutto quello che trovi? No, no, non le cuoce! Mannaggia, ci servivano. lui in si voleva essere cremato, ci Sì, ma ci ricordo. servivano le teste, sì. E vabbè, andiamo a dormire, domani ci aspetta l'ultima nostra invenzione. La casa sull'albero. Le nostre portafrecce, le nostre piccole luminarie, il nostro Lampadario che ho costruito io. lampadario. Andiamo a dormire. Domani sarà un giorno migliore. Eccoci qui, pronti! Andiamo a pappare! Oh yes. Ora, io accendo il fuoco. Tagli. E metto la carne a cuocere. Mangio io, questa era essiccata. Però, c'ho posto per altra carne, non Io non c'ho niente. credo. Perfetto. Me ne vado a prendere una ed essiccata così me la va. Poi sticca. Dove sono le carni? Le carni Ti essiccate? rubi i resti di Francis, scusa. Ma scusa, Marco dove stava? Comunque la carne è pronta, guarda. Marco, eccolo lui e la sua lampadina. Carne pronta? Direi di bere un goccetto d'acqua o di soda. Non lo mettere nel fuoco, grazie. Ciao Marco! Ci metteremo un pezzo di tutto durante il viaggio. Fatti un braccio. Uno e boh. Sentiamo la testa. Posso attaccare? Devo metterlo. Oh, i gambi non ci servono. Serve l'altro braccio. Ah, oh, fatti i bracci. L'ho preso io. Ok, perfetto. Che cosa macabra. Mangia, sì. Mangiato. C'è una carne al fuoco. Piove. Vedi? Il tempo piange perché ce ne andiamo da questa bellissima casa. Abbiamo costruito tutto. Addio. Addio, Francis. Addio. Addio. Adesso andiamo a far vedere una piccola arena. Eravamo pronti a imbattire. Vedi, vedi, se ne vanno via. Stanno surfando la nostra casa. Oh, tre indigeni. Ci hanno rubato casa. Povero Francis, accenderemo per segnalare che noi eravamo qui. Addio. Piano piano, c'è un'iguana dietro di te. Lascialo lì. Prendi l'armatura. Dai, prendi l'armatura. Ecco T'ho la offesa, moglie di era l'iguana Francis! sua. Scusa. Linda, con le tue boccione fuori. No, non te la prendere. Non è stata colpa nostra. Vieni qui. Fatti dare un abbraccio. Un abbraccino, guarda. Ti do un abbraccio di merda. Ti ho rotto il cazzo. Che palle di merda. Sempre stata la puttana del gruppo, capito? Che cosa cazzo fa? Cosa cazzo fa? Ok, a posto. Mi serve la testa di Linda. Fatti Ma povere. dare la testa di Linda. Le braccia. Una. Per stare Mi prendi bene, sto stare braccio da per solo. favore? Grazie. Addio Linda, a fronte qui. Addio piccola arena. Addio, poverello, addio. Aloe, mia. Addio rifugio. Andiamo. Verso nuovi orizzonti.
i nostri muratori sono. Passando per il bosco, in un sentiero sconosciuto all'uomo, oltre questa foresta a quanto pare, perché tanto non viene nessuno a salvarci, quindi... Siamo in un sentiero sconosciuto, in una foresta sconosciuta dalle mappe. Il mondo. Yeah! Stanco. Sei stanco? Io no. Non Ti ancora. trovi. Non c'è nessuno ad accoglierci. Spoileriamo che all'andata avevamo avuto due grossi problemi, però vabbè. Adesso non si dovrebbero più presentare, quindi. Vedi? Sei venuto a trovare un amico. Te lascerò in chiaro perché non me lo scuro. Prendere una Fanta. Sorvegliava la sua piccola casetta in Canada. Oddio, piccolo amico? È enorme. Aiuto. Ma è l'amico di tutti. Vieni. Ce l'ha con me. Aiuto. Ma non dire cazzate, dai, su. Dov'è? Se ne vado delle balle? Sì, l'ho dribblato, lo so a collo, lo conosco. Sì. Ah, hai fatto bene. Tipo un po' appiccicoso. Hai fatto molto bene allora. Non abbiamo fucking tempo. Il nostro muro per evitare di cadere dalla discesa. Quello è il muro di sicurezza. Il muro di sicurezza, perché la sicurezza prima di tutto. E poi eccoci qui. In questo posto che. Tu ti affacci e vedi solo il mare, la montagna. Andiamo alla Fatica, nostra. fatica, Oh oh, mio Dio, aspetta sei così un scarsa? attimo. Oh, ecco qui. Andiamo alla nostra vera casa. Eccoci qui. E io ne approfitterei un attimo, intanto che per mettere. Ecco, troppo tardi perché la pioggia di qui. Vabbè, niente, andata così. Ai nostri grandi. Qui c'ho pelle di lizard, come. Ora vi spiego com'è più o meno la casa. Qui abbiamo le torrette difensive con dei portalance potenziate. Qui tutte trappole, anche di qua uguale, con una lancia, manca una lancia, ricordiamoci. Ma chi l'ha lanciata? I nostri grandi essiccatori con pesci, iguane, pesci. Che Infine fame. i nostri armor standing, creati da Io sì me. mi mangio una L'armor gamba. standing di carne. Oh, carne di mostra. Oh, il mio portarmi, messo l'arco e tutto quanto. Il nostro con un pezzetto in più naturalmente, bone. Bellissimo. E la stealth. Tutta di fogna. Molto bella. Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo fatto qui. Partiamo dall'esterno, quindi. Una panchina per riposare il deredano durante le opzioni di andare a prendere legno, che ce n'è servita parecchia. E Anche lei qui? una pedana con un ascensore. Questo sì, ragazzi, è un fucking ascensore.
Eccoci qua. Qui non c'è più niente perché abbiamo tagliato tutto. Il tagliabile. Qui c'è una funivia che porta laggiù, che era, diciamo, prendeva prima i tronchi. Prego, messere, se vuole. Ah, qui c'è un portatronchi in modo che mettevamo i tronchi sull'ascensore senza che cadevano. Andiamo su. Ah, scusami, la lampada. Ah, la lampada è completamente buggata. Va su e giù rispetto a noi. Però va bene. Benvenuti al primo piano. E ora andiamo a far vedere la nostra casetta per quanto possa essere come piccola e È legnosa. legnosa, ma ha un senso i nostri porta. Dove ci scordiamo sempre di prendere le piante perché si seccano dopo un po'. Pazza. Piume prese. Con. Eccoci. Ciao Mary Jane. Ciao, Timmy. Abbiamo preso tutti i suoi disegni qui. Un portavivande e il nostro camino col disegno sopra. Timmy, ti è cascato un disegno per terra. Il nostro lettino dove dormiamo in due da mesi e Troppo tempo. mesi. E infine, la nostra Questo è il catapulta. Il terrazzo, quella catapulta. nostro terrazzino. La teleferica dove torna al punto di prima. Siamo pronti, io penso, a questo punto vi potrei dire, dopo un ultimo abbellimento che faremo durante questa sera, perché Sì. dobbiamo finire una cosa, di prepararci per la battle, eh? Per la grande battle, faremo un last man standing qui a The Forest. Vedremo chi vincerà tra me e barra chiude. Le regole le decideremo domani. Saluto a tutti, barra chiude. Addio. Ci vediamo domani.